ravioli di zucca al rosmarino. Versare la farina a fontana sul piano di lavoro, aggiungendo un pizzico di sale e un cucchiaio d'olio. Impastare con le mani, versando dell'acqua man mano che serve. Lasciar riposare l'impasto per un'ora. Nel frattempo, mondare la zucca, togliendo la buccia e tagliandola a grossi dadi. Sminuzzare lo scalogno con un coltello. Far bollire il tutto in acqua salata con due foglie d'alloro circa 10 minuti, fino a quando la zucca risulterà morbida. Scolare e riporre il tutto in una terrina. Aggiungere le mandorle sminuzzate, le erbe e un cucchiaio d'olio. Frullare a velocità media. Per preparare la sfoglia, tirare la pasta su un ripiano infarinato con l'ausilio del mattarello, in modo da ottenere due sfoglie sottili di spessore diverso, circa 1 e 2 mm. La più sottile verrà utilizzata per la parte superiore del raviolo. Tagliare le sfoglie in quadrati di circa 10 cm di lato. Una volta pronto il ripieno, stenderlo sui quadrati di pasta, lasciando i bordi liberi, e ricoprire con un secondo quadrato. Rifinire il raviolo esercitando una leggera pressione sui bordi e tagliando l'eccedenza con l'apposita rotella tagliabordi. Preparare il condimento mettendo tutti gli ingredienti in un frullatore: le foglie di rosmarino, l'olio, il latte di soia. Frullare fino ad ottenere una crema molto liquida. Regolare la fluidità aggiungendo un filo d'acqua. Far cuocere i ravioli in abbondante acqua salata finché non verranno a galla. Scolarli e unire il condimento. Aggiungere un pizzico di pepe, le erbette sminuzzate e servire.